di Gemma Giovannelli. Si rischia a Roma, purtroppo, oggi come oggi si rischia abbastanza. Non ha fortunatamente riportato ferite, ma è ancora sotto shock il tassista aggredito domenica pomeriggio a Roma in zona Giardinetti da una famigliola non proprio tranquilla. Padre, madre e due figli salgono sul taxi all'Acqua Felix di Civitavecchia dopo una chiamata registrata, il prezzo concordato. Arrivati a Roma non hanno soldi, ne nasce una discussione. Il tassista, che in auto ha installata una telecamera, cerca di trattenere i clienti mentre il figlio dice di salire in casa a prendere il denaro. Ritorna invece con una mazza da baseball con la quale colpisce alla nuca il conducente, che spaventato rientra in auto, ingrana la marcia e fugge. Padre e figlio hanno il tempo di colpire con violenza la vettura, danneggiando le fiancate in un otto posteriore. I quattro, già noti alle forze dell'ordine, potrebbero avere le ore contate. I carabinieri sono già sulle loro tracce. Un episodio inquietante, l'ennesimo ai danni dei tassisti romani, costantemente in pericolo. Bisognerebbe appunto avere più forze di polizia in campo, operative. Le aggressioni, sostengono i sindacati, sono in crescita negli ultimi 10 anni e non tutte vengono denunciate. 4 anni fa, in pieno giorno, una tassista donna fu addirittura violentata. Il comune sta mettendo in atto una riforma del regolamento comunale. Si parla di taxi web, di licenza non più cartacea ma elettronica, e non si parla mai di installare delle telecamere all'interno dei taxi o mettere un dispositivo di SOS magari collegato con una centrale che può essere del comune o direttamente una centrale delle forze dell'ordine. Ancora